Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video dell'angolo astronomico. Una porzione di cielo molto ben nota a tutti noi, con l'Orione, vediamo qui la cintura dell'Orione, Betelgeuse, Rigel, Bellatrix, la spada dell'Orione in cui si trova M42. Per chi non l'avesse visto, può andare a cercarsi nella nostra rubrica, nella nostra playlist, come si trova gli oggetti, il video sugli oggetti presenti nella costellazione dell'Orione, perché non c'è soltanto M42, è una costellazione ricchissima, una costellazione meravigliosa che riserva veramente delle possibilità osservative numerosissime ed è impossibile riuscire ad annoiarsi con l'Orione. Ma oggi non andremo a cercare l'Orione, oggi ci focalizziamo un po' sulla costellazione della stella più brillante del cielo, Sirio, ovvero il cane maggiore. Nel cane maggiore esistono diversi oggetti da osservare. C'è innanzitutto M41, l'ammasso aperto, poi c'è VY Canis Majoris, che è la stella più grande conosciuta, una super gigante rossa visibile al telescopio, anche al binocolo probabilmente. Non l'ho mai tentata al binocolo però. Insomma, è tutto all'interno del cane maggiore e poi dal cane maggiore ci si può andare a cercare altri oggetti come M46, insomma ci sono altri oggetti nelle vicinanze del cane maggiore che possono essere trovati sempre del catalogo di Messier. Oggi ci focalizziamo su come trovare M41, chiamato anche il piccolo alveare. M41 è un oggetto visibile anche al binocolo, ma al binocolo, se il cielo non è perfettamente buio, appare molto piccolo e molto molto pallido. Quindi la visione consigliata, lo strumento consigliato è un telescopio. Se il telescopio poi vi permette di arrivare a ingrandimenti superiori ai 100, 100, 150 ingrandimenti, allora l'ammasso dell'M41 potrà veramente essere goduto appieno. E capirete anche per quale motivo è chiamato il piccolo alveare, perché M44, che è l'alveare, ha una forma molto simile. Ovviamente M41 è costituito da stelle molto più deboli, quindi è meno brillante ed è anche più piccolo di dimensioni, molto più ridotto, quindi è più facile, inserirlo all'interno del campo visivo del nostro oculare. Andiamo al cane maggiore. Il cane maggiore perché si chiama cane maggiore? Perché ha la forma di un cane. All'incirca il cane maggiore, facciamo un po' più vicine, questo è il bacino, queste sono le zampe posteriori e questa è la coda. Pressa poco, va bene, cioè, ovviamente, come sempre, questo è Sirio. Quindi queste sono le stelle che bisogna andare a cercare. Le stelle più visibili del cane maggiore sono ovviamente Sirio, poi c'è questa, molto visibile, e queste due, e anche questa rimane molto bassa sull'orizzonte, quindi potrebbe essere corrotta un po' dall'inquinamento atmosferico. Ma queste sono le stelle assolutamente visibili, se, a meno che non siate in un cielo, non ci sia foschia, le condizioni del cielo non siano malaccio, cioè se il cielo è perfetto, sia chiaro, sono visibili tutte. Se il cielo riserva un po' di, sapete, turbolenza oppure inquinamento luminoso, queste stelle, se il cielo è limpido, dovrebbero essere visibili. Allora, come si trova M41? Se andate a guardare, insomma, è nella parte alta, ok? Nella parte alta del cane maggiore. Al binocolo o al cercatore saranno visibili altre stelle. Saranno visibili due stelle qui, le facciamo un po' più piccole, così capiamo che dobbiamo rifare appunto al cercatore. Ci sono due stelle qui e due stelle qui. Al cercatore sono molto visibili, d'accordo? Quello che dobbiamo fare noi è semplicemente
provare prima da Sirio, scendere giù e scorgere queste. Spostarci verso est fino a trovare queste due. Sono molto più brillanti del resto. Da queste due si raggiunge il nostro oggetto, che è più o meno qui. Perché non vi dico di scendere da Sirio verso giù, come potrebbe essere più semplice fare? Perché ovviamente il cane maggiore ruota. Quindi la posizione del cane potrebbe trovarsi ruotata, e quindi scendendo giù verso Sirio potreste andare a finire in un'altra zona e non esattamente nell'ammasso aperto che stiamo cercando. Quello che dobbiamo fare è semplicemente partire da Sirio, ovviamente visibile, trovare queste due stelle luminose al cercatore, spostarci, trovare queste due in questa posizione e seguire la linea. Ripeto, al cercatore potrebbe non essere visibile o potrebbe sfuggirvi, quindi dovete stare molto attenti. Non è un ammasso molto luminoso, non è un ammasso molto ampio. Potreste avere difficoltà nello scorgerlo, è per questo che io potrei consigliare addirittura di proseguire verso questa direzione direttamente all'oculare del telescopio. Se non disponete di una zona celeste, di un cielo perfettamente limpido o di un cielo limpido. M41, adesso andiamo a vedere un po'. Ecco, allora, giusto per curiosità, VY Canis Majoris è in questa zona. Ve la mostro perché io sono un appassionato della caccia di queste stelle. Eccola lì, di queste stelle particolari, queste stelle enormi. Eccola lì, è molto più rossa dal vivo, è molto più rossa di quello che può sembrare qui. Torniamo a M41, senza andare troppo fuori tema. Abbiamo detto, da Sirio troviamo due stelle, 1 e 2, e poi due stelle luminose da questa parte, le vedete qui. Sono le stelle più luminose della zona, diciamo, cioè prima di arrivare al Zara abbiamo queste due stelle e queste due stelle. Se seguiamo queste due stelle, l'ammasso lo troviamo qui. È un ammasso che è dato a 4,50 di magnitudine con una luminosità di superficie di 12-19, quindi questo vi fa capire che all'oculare o al binocolo si potrebbe stentare nel trovarlo, però una volta che lo si ingrandisce, guardate un po', è un ammasso molto piacevole da osservare. Ci sono stelle di diverso colore che offrono davvero un bello spettacolo, ripeto, se viste a ingrandimenti buoni, perché altrimenti potrebbe sfuggire se osservato semplicemente al binocolo. È comunque visibile, io l'ho visto al binocolo dalla mia postazione, una postazione cittadina, ahimè, non centrale, ma in periferia. Comunque l'inquinamento luminoso è tanto, soprattutto io vivo a 50 gradi di latitudine, quindi il cane maggiore è anche molto più basso rispetto che in Italia. Ecco, qui si trova M41. Io spero che il video vi aiuti a trovare anche questo oggetto, un oggetto magari nuovo che magari potrebbe essere ignorato vista la presenza di M42 nella stessa porzione di cielo, e che vi aiuti un attimo ad espandere i vostri orizzonti osservativi e le vostre conoscenze osservative. Vi aspetto sull'angolo astronomico, sul nostro sito internet, per le ultime notizie provenienti dal cielo o altri video e altre rubriche, come i racconti delle sessioni osservative effettuate, per esempio. Quindi vi aspetto sul nostro sito, iscrivetevi alle nostre newsletter se volete ricevere le nostre notizie sempre in tempo.
Iscrivetevi al nostro canale per essere aggiornati nell'uscita dei prossimi video ogni giovedì. Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto questo video. Io vi auguro cieli sereni, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.